Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Scarlet. Sì, sono con gli occhiali perché ho terminato qualche giorno fa un po' di quest di cerchia con il buon Jack Testa Quadra, che saluto, che in questo momento starà facendo la nuova serie su Pokémon Spada, che noi abbiamo già portato, ma andate a seguire anche la sua serie se volete rivivere i momenti a Galar. Ma noi siamo qui oggi perché è terminato il raid di Venusaur, il periodo di raid di Venusaur, e abbiamo da quest'oggi o meglio da ieri, dal 6 di marzo, oggi che sto registrando è il 7, perché non ho registrato subito proprio perché ero stanco dal lavoro, regà. Quindi ho preferito registrare oggi, appunto, il raid di Blastoise con Tera tipo acciaio. Ok? Ok. Non ho mai trovato Lechong rosa io comunque. Allora, andiamo lì con Coraidon. Che è? Ah, il coso. Ok. Allora, vi mostro prima il Pokémon che useremo oggi, che è Vaporeon, come vedete. Ho sostituito Nidalee Pastogiro con Vaporeon e poi magari proveremo con Miraidon. Allora, affronta in gruppo. Chiunque. Allora, Cleavor, Gallade. Doppio anche Gallade? Dai, Eltarot. Non lo so se riusciamo con... Perché se è come con Venusaur, dove noi avevamo da avere assorbi erba o una roba del genere, qui ho l'abilità di Vaporeon di assorbi acqua, quindi tutte le mosse di tipo acqua di Blastoise non ci faranno niente. Però se il mister vuole favorire e far partire il raid... Perché io sono il proprietario del raid, ma il tipo qua sta ancora cambiando po'. Sindarace, tu vuoi usare un tipo fuoco su un tipo... Va bene che hai il Tera tipo acciaio, ma è un tipo acqua, lui c'ha le mosse d'acqua. Sindarace, cosa fai? Abbiamo già capito che questo lo perdiamo sicuro, sto raid, eh? Sicuro come l'oro per colpa di Cinderace. Oh, magari no, eh? Però non si sa mai. Oh, tutti con gli occhiali siamo? Che è sta cosa? Allora. Va, ritirata subito. E aumenta la difesa, aiuto. Calmamente. Vai, due.
Arma 3. Con questo siamo a 4 volte, eh. Cinque. Ok. E sei. Perfetto. Ora false lacrime. Vai così, sì, dai che ce l'abbiamo. Vai che c'è, vai che c'è. Gettaguscio. Dai che ci siamo. Al primo tentativo, dai che ci siamo. Vai, eh. Forse mi sono sbagliato con le mie previsioni. Ora ce la facciamo pure. La difesa speciale gliela caliamo. Ancora, vai. Pioggia danza. Dai che ci siamo e abbiamo ancora tempo. Vai, io gliela calo ancora. Buono così. Dai che abbiamo vinto. Battuto. Al primo tentativo, raga, con Vaporeon. Cioè, se vedete, boom, andato. Blastoise è andato. Nulla di più semplice, raga. Nulla di più semplice. E lo catturiamo pure. Olè, Blastoise catturato. Capsula abilità, Aspra. Perfetto. Allora, sarà inviato ai box. Ora, deduco che sia nel mio box raid. Dov'è? Eccolo. Ma non deve stare qua lui. Lui qua deve stare. Dov'è? Raid, eccolo qua. Perfetto, l'abbiamo messo insieme a tutti quelli che abbiamo ottenuto nei raid, tranne lui che è dono segreto. E abbiamo idropompa, cannon flash, sfera pulsar e ferro scudo. Come abilità abbiamo copripioggia. Però scusa, perché ha usato pioggia? Chi ha usato pioggia danza? Non mi ricordo. Però vabbè, raga, l'abbiamo catturato, eh. Emblema della forza assoluta. Ok. E niente, vi consiglio appunto questo Vaporeon. Con queste mosse, cioè false lacrime, calmamente. Non l'abbiamo neanche usata palla clima alla fine, perché non abbiamo neanche avuto la necessità
di attaccare. Io sono boostato per difendermi, per non crepare, e l'abilità che vedete qui assorba acqua, molto utile per il raid, e quindi molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo con quello che dovrebbe essere l'ultimo dei raid annunciati al Pokémon Day. Manca quello di Charizard, che vi ricordo che avrà luogo a partire da mi pare 15 di marzo, quindi avrete parecchio tempo per tentare con Blastoise. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima. Ciao belli!